Dopo questo pianto mi è un po' spiazzato. Sì, tenevo a dirti che mi dispiace vederti così da donna a donna. Ti chiedo scusa se qualche mio atteggiamento che ho avuto in passato ti abbia potuto ferire. Ad oggi, con più razionalità, ho capito che forse dovevo comprenderti un po' di più. E la colpa non è la tua, io non ce l'ho assolutamente con te. Mi dispiace solo questo astio che si è creato tra noi, perché non mi piace fare la guerra per un uomo, soprattutto con una donna. E vorrei mettere un punto a tutta questa situazione che si è creata tra noi, più che altro, perché ti sento parlare dentro la casa ogni tanto di me e non mi piace. Posso? Certo, parlatevi tra voi. In realtà io non ho avuto mai nessun problema nei confronti tuoi. All'interno della casa non mi sono mai permessa di dire niente che riguardi te in modo negativo. E fondamentalmente tutto quello che è stato fatto, se parli di cose esterne, io veramente, da come hai potuto vedere e da come vedono, penso tutti, io non ho mai fatto assolutamente nulla, non ho mai scritto cose inutili, nei confronti tuoi ho sempre portato rispetto perché ho sempre detto che io non ce l'ho con te e la mia delusione deriva dalla relazione con Mirko, da quello che Mirko ha fatto, dalla superficialità che lui ha avuto.